Lo studio è nato da una forte esigenza sentita di comprendere il contributo e il valore dell'efficientamento idrico degli edifici e le ricadute in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Siccome si sta parlando di un ribilanciamento di consumi e di una conversione, e ci è sembrato veramente interessante capire quali possono essere le ricadute positive ed eventualmente anche negative, o da attenuare, o i limiti che vanno superati, appunto, ripeto, sia in termini di sostenibilità economica ma anche sociale e anche ambientale.